Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 20 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sereni con tanti amici intorno. Il mattinata luna nel vostro segno, rinforzata dal trigono di Plutone, vi infonde serenità, in partenza per le ferie o già rientrati, sfaccendate in casa per renderla brillante, spazzando via la polvere anche dagli angolini. Umore placido, come un mare senza vento, anche senza programmi precisi, preparate la marmellata, riordinate la libreria e magari in serata, solleticati dalla luna passata nel frattempo in bilancia, vi fate una pizza con gli amici. Risate goliardiche incoraggiate da una pinta di birra, l'estate riporta la moviola indietro, alla spensieratezza del liceo. La coppia si distingue per la forte incertezza o nei sentimenti o nelle capacità di esprimere l'amore. In questo modo nascono solo incomprensioni e tensioni che potrebbero anche sfociare in una rottura. Uno dei due partner potrebbe essere inaffidabile. Scansando imprese rischiose di ogni tipo, potrai avere una buona giornata. Siate prudenti. Non è il caso di lanciarsi in contesti che non promettono risultati concreti. Discussioni, anche animate, circa questioni di soldi, economiche o di eredità. Non perdeteci molto tempo e tiratevene fuori prima possibile evitando polemiche inutili. Avete bisogno oggi di tanta fiducia in voi stessi se vorrete recuperare il rapporto con alcune persone, cercate di ammettere i vostri limiti e accettare quelli degli altri. Oggi prevalgono in voi le ragioni di un opportunismo a cui non siete abituati, il male non è nell'essere opportunisti, ma egoisti. E voi non lo siete, perché volete esserlo proprio ora? Indecisione. Giorno eccellente per chiedere favori o consigli. Sarai preoccupato a causa di una persona anziana. Viaggio ostacolato. Un pesce ti sarà d'ostacolo. Buone opportunità per organizzare un weekend, anche se dovrete fare i conti con le risorse limitate. Mettete mano a un progetto che avevate in mente e studiate come portarlo a termine limando sulle risorse e sulle spese. Oggi la linea che vi separa dal passato è particolarmente sottile, ripercorrerete i momenti belli trascorsi in compagnia di vostri vecchi amori. Per alcuni si prospettano anche dei ritorni. Oggi il partner potrebbe apparirvi come particolarmente esigente, un disaccordo tra Luna e Marte potrebbe generare qualche malinteso. Prudenza prima di agire. Mercurio, corpo celeste deputato alle comunicazioni, alle frequentazioni amicali, continua a spalleggiarvi dal vostro segno in special modo se nascete dal 9 al 15 settembre. Prospettiva dei transiti in cui vivete la vostra parte più leggera e gaudente, grazie all'allontanarsi di alcuni transiti che vi hanno un po' tenuto in tensione nei giorni scorsi. È possibile che vi ritroviate con amici di vecchia data e organizziate momenti di speciale condivisione insieme a loro. Protagonisti per tutta la mattinata, con la coppia Luna-Marte nel vostro segno, bersagliata dal caotico Nettuno. Da una parte ci siete voi che tentate di agire, concretizzare, portare a termine i vostri impegni anche se faticosi, dall'altra il diavoletto tentatore che vi fa perdere tempo prezioso in incontri, saluti o qualsiasi altra situazione che contribuisce a distrarvi portandovi su percorsi laterali. Che vi piaccia e no, l'affettività risulta più coinvolta di quanto non avreste immaginato, forse qualcuno nel vostro cuore ermetico ha fatto breccia, testimone il trigono di Plutone nei panni di un investigatore amoroso, bravissimo a svelare segreti di cuore. Amore ed Eros. Per esprimere i sentimenti alla vostra mezza mela non avete che da attivarvi sul quotidiano. Qualche esempio, lavare i piatti, caricare la lavatrice, svuotare la pattumiera, tutte piccole incombenze fastidiose, occuparsene vale più di una dichiarazione d'amore. Fattibile anche in vacanza. In questo caso le premure sono diverse, sempre vicini in escursione, colazione servita dal buffet senza farvi alzare da tavola, preparazione della valigia qualora stiate effettuando un tour un giorno qua un giorno là. Serata insieme, passeggiando per le viuzze del centro mentre vi gustate un cono rigorosamente bio, strappo alla regola sì, ma con sale e zucca. Risolvete,
con la vostra tipica calma razionale un problema che la persona amata vive con la sua famiglia d'origine. Venere e Marte sono benevoli per il vostro segno. Sapete che stare insieme a qualcuno significa soprattutto dare il proprio contributo concreto quando ci sono le difficoltà e, quest'oggi, metterete in pratica questa vostra capacità. Se invece siete single e nascete dal 26 al 31 agosto, la nuova posizione intensamente dinamica dei pianeti vi stimola a venire fuori dal guscio, a mettervi in gioco, a essere i primi a stupirvi di voi stessi. Lavoro e denaro? Grazie al vostro spirito organizzativo avete programmato e preparato tutto per tempo, niente paura di dimenticare a casa oggetti importanti o peggio documenti senza i quali rischiereste di invalidare un viaggio. Tutto sotto controllo e dove non arrivate voi, arriva un amico fatto della stessa pasta, sembrate gemelli siamesi. Tra le tante attitudini che esistono nella Vergine registriamo la passione per la botanica, il giardinaggio, la cura degli animali domestici, per quest'ultima inclinazione molti Vergini abbracciano la professione del veterinario. Presenti spessissimo l'impegno per fisica, chimica e ragioneria. Benessere. Siete su di giri, stranamente nervosi, sarà l'avvicinarsi della partenza a turbarvi o piuttosto la prospettiva di tornare al lavoro, sta di fatto che non siete del solito umore e così esagerando a tavola incidete sulla digestione, procurandovi un fastidioso cerchio alla testa. Denaro? Per buona parte della giornata la Luna continua ad essere ospitata nel vostro segno in compagnia di Mercurio e Marte. Destinate una somma di denaro per fare felici le persone che vi circondano, in particolare, se ne avete, i figli. Per lei, tutti a festeggiare qualcosa, il benvenuto, l'arrivederci o semplicemente la bella estate, voi coi vostri amici e i pupi coi loro. Per l'occasione improvvisate dessert paradisiaci. Per lui, se le sue amiche non vi sono simpatiche, fate buon viso, da veri cavalieri quali siete. Trattatele coi guanti, non oseranno criticarvi. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.